Formato Famiglia Live. Eccoci, buongiorno, le 11:30, benvenuti, buon fine settimana, buon venerdì 21 gennaio, giornata mondiale dell'abbraccio, e allora un abbraccio da noi di Formato Famiglia Life, Annalisa Manduca. Buongiorno Savino Zaba e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori per parlare di salute e benessere. Sì, certo, allora Annalisa, ora parliamo di voi, di bellezza, no, ma di va. Noi anche. Ma va, parliamo magari di bellezza, bellezza della pelle e dei capelli, affidandosi agli integratori, e qui insomma lo spettro è ampio, riguarda sia gli uomini che le donne. Abbiamo un luminare a riguardo, il presidente AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, il professor Leonardo Celleno, in un live in forma. Gli integratori sono dei prodotti molto importanti per noi oggi, perché spesso con le diete un po' squilibrate, i pasti veloci e problemi di assimilazione dei principi nutritivi, andiamo incontro a dei deficit relativi ad alcune sostanze. L'integratore apporta proprio quella sostanza che è carente nella dieta, soprattutto nella perdita dei capelli, così come anche nell'invecchiamento cutaneo. Il dermatologo spesso prescrive proprio gli integratori che, presi quotidianamente, senza far danni, possono apportare sostanze nutritive utili ai processi enzimatici e alla costituzione del tessuto cutaneo e dei capelli, e questo pian piano consente di irrobustirli. Molto spesso gli integratori contengono pool di sostanze, insieme di più sostanze, utili proprio a un tessuto come la pelle, che si rinnova continuamente.